Rieccoci qui, come vi avevo promesso, oggi vi porterò nuovamente una bella partita del tal rumeno, ovvero Liviu Dieter Nisipeanu. Ebbene sì, classe 76, quindi pensate a Michel Tal nel 76, mentre stupiva il mondo, l'universo intero, con tutti i suoi sacrifici impensabili, con la sua genialità, era già stato, ricordiamo, nel 60 fino al 61 campione del mondo, quindi aveva già vissuto anche la parte migliore della sua carriera. In Romania invece nacque un grande scacchista, poi un suo erede, sempre per lo stile di gioco basato sulla ricerca costante dell'iniziativa, su un'esposizione notevole ai rischi. Beh, del resto la componente artistica è quella che più ci attira nel mondo degli scacchi, almeno gran parte degli spettatori. Oggi andiamo a vedere quello che è stato forse il picco della sua carriera, contro Alexei Shirov. Siamo nel campionato del mondo 1999, ricordiamo che c'è stata la famosa scissione, alla fine lo vinse Kalifman. Poi Nisipeanu, certo, giocatore molto forte, non aveva però a quei tempi neanche il 2006 di punteggio, 2584 al momento di questa partita, contro i 2734 del grande Alexei Shirov. Peccato però che era già stata la rivelazione di quel torneo, quando riuscì a battere niente un po' di meno che Vasily Ivanchuk. Ciacchi venne eliminato ai quarti di finale, e la stessa sorte poi venne riservata anche a Shirov. Vediamo un po' questa impresa targata a Nisipeanu come è andata. Allora, è 4 da parte di Shirov, iscrizione sempre consigliata dai migliori medici del pianeta, C6, difesa Caro Kann. Certo, magari può sembrare particolare, o come si chiede com'è un giocatore così aggressivo sceglie di utilizzare la difesa Caro Kann. Beh, ha sempre fatto parte del suo repertorio, così come anche la siciliana, molto vasto comunque, cercava molto spesso anche delle aperture, delle varianti insolite, proprio per comandare lui il gioco e cercare di far smarrire gli avversari velocemente. Ad ogni modo, difesa Caro Kann di 4, di 5, tutte mosse di routine. Qui Shirov decide di procedere con la variante di spinta E5, allora alfiere F5, questa è la mossa più giocata, lo scopo è quello di chiudere poi tutto con E6 e sviluppare in seguito i cavalli, che rappresenta un problema molto serio poi nella variante di spinta. Cavallo C3 qui da parte del nostro Alexei Shirov, E6 come ho detto si va a chiudere, per poi decidere dove andare a sistemare i cavalli, e adesso qui arriva G4. Un po' seguendo la famosa variante dell'attacco baionetta, come viene chiamato, quando si gioca subito G4. Tanto il pedone più che difeso, l'alfiere risulta molto esposto, quindi è molto frequente nella Caro Kann andare subito a creare dei problemi, attaccarlo più volte. Allora qui si prosegue con cavallo in E2, spinta in C5, mentre il bianco procede in maniera armonica con lo sviluppo, Nisipeanu qui spinge subito in C5 per andare a liberare l'alfiere, quindi sbloccare subito un pezzo. Spinta tematica comunque, questo per chi studia le strutture non è affatto una novità. Allora segue H4, Shirov come sempre parte a 1000 più aggressivo che mai, confidando magari poi dopo qualche mossa di creare qualche grattacapo al campione rumeno. Ricordiamo che 3 volte ha vinto il campionato nazionale rumeno e poi una nel 2017, quello tedesco. H6, qui l'alfiere dispone subito di un'uscita di emergenza, allora arriva F4, decide di espandersi notevolmente a est, quindi adesso vedremo anche come reagirà dal punto di vista più difensivo il nostro Dieter. Alfiere in E7, o Liviu se preferite, alfiere in E7, qui bisogna anche decidere se arroccare o meno, magari arroccare lungo può essere una decisione non così strana nella variante di spinta. Di certo qui il nero si ritrova già compresso, quindi la posizione che è in cui è anche più semplice commettere un errore. Alfiere in G2, lo stesso discorso possiamo farlo per il bianco, visto che qui l'arrocco corto ormai sarebbe assolutamente una scelta folle, anche se Shirov ci è abituato a delle scintille proprio con il suo gioco. Ho scritto anche il libro Fires on Board, fuoco e fiamme, quelli che dava lui sulla scacchiera. E qui con alfiere G2 il bianco sceglie di procedere, di esporsi a un bel sacrificio, ovvero alfiere per H4. Qui Nisipeanu decide di catturare subito il pedone, anche per indebolire, comunque per decimare l'armata pedonale che stava cercando poi già di guadagnare spazio, poteva magari travolgerlo qui sull'ala di re. Allora piomba qui con uno scacco
molto pesante, Rain F1, di certo qui, certo, non aveva forse bocciata definitivamente, un po' a lungo termine, la possibilità di arroccare lungo, in questo modo ormai il nero sa già dove andare a colpire, dove subito sistemare il mirino. Alfiere in E7, attacchi, qui rientra subito, e allora qui F5 ne approfitta per ottenere un maggiore spazio, quindi sul lato di re mi pare ovvio che sia il territorio, qui alfiere H7 è naturale, il territorio in cui il bianco va a creare un attacco, la propria iniziativa. E in questo momento avere e mantenere ancora il rene 8 è senza ombra di dubbio un vantaggio, perché il nero sa benissimo, certo, può rischiare di essere schiacciato dal punto di vista dello spazio, i pezzi avversari potranno trovare delle migliori sistemazioni, infatti in partita è stata giocata a cavallo F4, ma ora il piano avversario è stato svelato e quindi Nisipeanu sa come andare, come correre ai ripari. Infatti qui Dona in D7, libera adesso tutti i pezzi, quindi cavallo in C6 per arroccare lungo. La scelta migliore, il piano, sono mosse poi singole mosse che in realtà cambiano totalmente la partita. Anche va a tenere al centro, quindi è assolutamente pericoloso. Poi certo, il rocco corto sarebbe come una dichiarazione di resa, ma Nisipeanu qui voleva scrivere la storia, un torneo migliore proprio della sua carriera. Cavallo in H5, attenzione, qui viene attaccato subito un pedone minacciando un conseguente scacco, allora ne consegue alfiere F8 con una posizione molto chiusa di sofferenza, qui arriva anche D per C5. Una finezza, perché qui il bianco capisce che l'alfiere, a differenza di prima, D per C5 avrebbe permesso a nero di liberare subito l'alfiere. Qui purtroppo il nostro caro vescovo è legato alla difesa del pedone G7. Spiacente, quindi non posso riprendere in G5. Allora, cavallo in C6, molto forte. Qui comunque, nonostante una sovratensione forse esagerata, forse no, beh, siamo nella variante di spinta comunque della struttura pedonale, e Shirov fatica ancora a completare lo sviluppo. Qui rimane l'alfiere in C1 bloccato e non ci sono neanche grandi case in cui può essere utile, tipo sistemare un fianchetto oppure in D3, perché qui andrebbe già, sarebbe già un alfiere un po' cattivello, alfiere cattivo. Allora riuscire a giocare cavallo in B5, quindi crea una minaccia comunque blanda in questo momento, come ottenere una casa forte, la donna che deve rimanere a controllare C7 per evitare eventuali doppi, e allora qui alfiere per C5. Si smuovono in questo momento le acque. La minaccia qui col alfiere, per quanto riguarda lo sviluppo, è molto più forte e impedisce comunque qui su cavallo per G7, che si poteva comunque giocare perché aveva sempre il pregio di dare scacco, poi scattava re F8 e qui rimangono sempre, soprattutto l'alfiere camposcuro, molto operativo, il cavallo in presa, quindi doveva assolutamente perdere, spendere, scegliete voi un tempo qui Shirov a risistemarlo in H5 e poi di conseguenza cavallo per, qui doveva rassegnarsi a perdere comunque un pedone. Soprattutto valendo la linea che ha scelto, quindi fondata proprio su un vantaggio di spazio, quindi va a perdere i punti più forti della sua posizione. Ecco che Shirov qui alla fine optò per C4, ottima come linea. Allora qui cavallo per E5 arriva comunque, quindi sacrificio di un altro pedone, donna in E2, adesso poi l'obiettivo è di liberare poi anche l'alfiere per far convergere tutti i pezzi pesanti, il nero sembra quasi invece raccogliere proprio tutti i benefici della propria scelta in apertura, la Caro-Kann, quindi tutta questa compattezza che va a tenere chiuso il centro. Sceglie invece di procedere con cavallo per C4. Adesso la partita inizia ad avere un'impronta molto più tattica. Cavallo per C4 e rieccoci. Shirov sacrifica un terzo pedone, anche se qui inizia è difficile valutare quello che può essere il compenso da parte del bianco. Qui sono tre pedoni, parliamo come un sacrificio di pezzo leggero. Allora arriva alfiere per D5, l'unica mossa per cercare di avere un'iniziativa, per cercare di mantenere vivo l'attacco, e qui naturalmente si va a eliminare anche il difensore, cioè il pedone del cavallo, che viene attaccato per ben due volte, e qui quali sono le soluzioni? Il pedone è inchiodato, su donna per scattava cavallo in C7 portando la sconfitta, un'altra per la tattica del nostro Shirov. Ma attenzione che il suo avversario è tutt'altro che uno sprovveduto, e adesso provvederà con qualche severa punizione. Donna per B5, decide allora pezzo per pezzo di guadagnare subito, di rifarsi sul cavallo avversario, alfiere per C4, il bianco ottiene subito, donna in B6, preparando ora una volta per tutte l'arrocco lungo e abbiamo adesso anche una colonna totalmente aperta per la torre. Rimangono ancora alcuni conti da fare, minacce come cavallo per G7, questa è poi assolutamente buona perché riesce a dare scacco, quindi
F8, magari il cavallo può tornare in H5 con la pancia piena dal pedone che avrebbe qui divorato. Invece, forse inappetente, il cavallo non vuole divorare il pedone in G7 e allora qui preferisce F per E6. Arrocco lungo la parte di Nsipeanu, preso in F7, ha deciso con molto coraggio qui il nero di abbandonare quasi totalmente l'ala di re, ogni azione qui che stava comunque si stava svolgendo, cavallo in E7, tutto in virtù poi di un maggiore dinamismo tra i vari pezzi. Cavallo in E7, finalmente andiamo a completare lo sviluppo, il bianco qui piomba con scacco, Shirov cerca di attaccare con tutte le sue forze, re in B8, alfiere F4, la migliore occasione alla 23ª mossa per liberare anche il signor alfiere Camposcuro, re nell'angolo che si rinchiude subito nel bunker, donna per B6, pedone che riprende, certo, la struttura qui non è per niente, dato paradosso, non per aver scelto la difesa così solida come la Caro Kann, alla fine si ritrova completamente distrutta. Beh, certo, anche il bianco qui non potrà vantarsi di una struttura migliore, si potrebbe fare un concorso di bellezza per la struttura che è la struttura pedonale peggiore. Shirov decide ancora di attaccare. Alfiere in E5, naturalmente qui i pezzi diventano sempre più forti, quindi anche una mossa come cavallo per G7 avrebbe portato a torre in D4, lì bisogna prendere decisioni molto accurate per salvare la vita a entrambi gli alfieri. Lui decide tanto, quindi alfiere in E5 per impedire la torre di giungere in D4, per aumentare il carico sul povero pedone in G7, ma qui arriva torre HF8 e quindi su un'eventuale ricattura qui anche alfiere per G7, il nero aveva soltanto l'imbarazzo della scelta, e allora qui re in E2 per mettere le torri in comunicazione. Quindi cercare adesso di passare al rush finale, attenzione perché non si sa chi dei due procederà veramente con l'attacco conclusivo. Quindi Nsipeanu colloca adesso il cavallo in una casa più forte come D5, sempre all'occorrenza poi per bloccare qui la diagonale all'alfiere in modo che non possa più difendere il pedone, quindi segue torre HF1, la torre si occupa della sua difesa, cavallo in E3, casa fortissima e qui è arrivata alfiere in B5. Un colpo di scena. Una mossa invece di versi inaspettata, che lui decide di. Non c'erano grandi soluzioni, se non fosse proprio il sacrificio di qualità in questo caso. Potevamo pensare qui torre F in C1, difendo la torre, l'alfiere al tempo stesso. Peccato che Nsipeanu, grande genio della tattica, ha valutato tutto. E il caro alfiere in H7 poi si rivelava essere il colpevole, no? Un po' come nei gialli. Torre per C4 e arriva lui come il boia a punire tutto. Alfiere in D3 e poi. Per la torre sarebbero stati dolori. Ecco perché cavallo E3 rappresenta già un grosso spavento in questo momento per il bianco. La posizione qui passa, si cambia completamente anche dopo torre HF1, tutto che è stato calcolato, previsto in maniera magistrale dal nostro Liviu. Quindi cavallo in E3, lui sceglie di cedere la qualità, che alla fine, parlando di compenso, è senza dubbio la mossa migliore, tanto la torre ormai era comunque spacciata, oppure bisognava cedere l'alfiere gratuitamente. Quindi cavallo per. Torre per F1, torna a difendere subito il pedone, allora alfiere G6, cerchiamo adesso le complicazioni, torre in F4, aiaiai, per il bianco è difficile trovare qualche risorsa forte, e allora alfiere in D6, proviamo a cambiare tutto, qui ho detto valutando anche un po' la struttura, certo non è un granché come ho detto per entrambi, ma vanno viste anche le possibilità ormai di rientrare, di approdare in un finale con un piccolo vantaggio, quindi Nsipeanu decide di proporre un cambio di pezzi che avviene, torre che si porta in sesta, qui arriva anche alfiere in C4, B5 allo scopo di distoglierlo per poi levare il torno il pedone, qui alfiere per B5, torre per F7 cambiando tutto e il nero ha una qualità in più, quindi grazie alla torre vince il finale, alfiere in B3, arriva a scacco, adesso si tratta soltanto di concretizzare il vantaggio senza errori qui, G5, ormai la posizione sorride totalmente al nero, alfiere in C4. Proponendo ancora una volta un cambio, presa, ripresa, ogni cambio e il vantaggio del nero si espande sempre di più, re in E4 e qui torre in D7. Non molla la presa, l'obiettivo è sempre di cambiare qui, di sbarazzarsi dal pedone in F7, il bianco non può fare niente se non cambiare e rientrare poi in un finale con torre contro cavallo. E lì poi Shirov ormai deve accettare l'idea di abbandonare. Quindi torre F6, provando a rifarsi sul pedone di torre avversario, torre per F7, cade il pedone, scacco, re in F5 e qui su torre in quinta, il piano perfetto, come ha ragionato quindi Nsipeanu.
Torre in D5 con scacco, ma l'obiettivo vero è anche di difendere il proprio pedone, re in G6 e qui torre in seconda. Le due torri ormai sono state già incaricate dal loro padrone. Qui la torre in D5 va a difendere il pedone, ma soprattutto anche a bloccare, e qui contano quasi esclusivamente i pedoni, quindi va a bloccare quell'avversario in G4, impedendo al bianco di farne subito un pedone passato, candidandolo alla promozione. Mentre la torre in E2 qui si occupa degli altri, quindi un po' per ingannare il tempo, decide di divertirsi con i due pedoni qui ormai isolati, qui, non isolati letteralmente, ormai lasciati un po' così, abbandonati dal bianco. E infatti, a proposito di abbandono, qui Shirov ha alzato, ha gettato completamente la spugna e Nisipeanu è riuscito poi a battere. Dopo Ivanchuk, ebbene sì, la leggenda è proseguita, il nostro caro tal rumeno Liviu Dítir Nisipeanu è riuscito, contro ogni pronostico, a battere e eliminare anche Alexis Shirov. Dopo 41 mosse, getta la spugna, poi sappiamo bene, il veto di Kalifman, che ha vinto quell'edizione un po' particolare del 99, beh, di certo anche Nisipeanu è stato tra i protagonisti, anzi la rivelazione assoluta, sempre con il suo gioco che magari pochi credevano in lui, e poi è riuscito a eliminare due leggende come Ivanchuk e Shirov. Questo è tutto, quindi alta prestazione top. Il video verrà inserito nella playlist sulle partite dei contemporanei. Iscrizione raccomandata, like se questa partita vi è piaciuta e ci vediamo al prossimo.